Fondo Italia con Davide Bresadola in occasione di Skipass Modena, presente anche il salto che insomma quest'anno vuole vivere una stagione sicuramente migliore rispetto a quella della passata. Senza dubbio, sì, l'anno scorso era stata una bellissima stagione estiva, difatti ci eravamo trovati qua l'anno scorso con grandi aspettative comunque perché la stagione estiva prometteva molto bene e con l'avvento delle Olimpiadi c'erano veramente delle grosse aspettative che poi si sono rivelate per certi versi non così, non siamo riusciti a ottenere i risultati che c'erano previsto, comunque sperato appunto un anno fa. Quest'anno un po' all'incontrario, è stata un po' un'estate in sordina, ma anche volutamente un po' perché abbiamo cercato di lavorare proprio di nuovo sui fondamentali, tralasciando anche un po' gli impegni agonistici delle gare per poterci concentrare più sull'allenamento. E quindi vediamo, insomma, non ho dei grossi riferimenti dalle gare quest'estate. Però faccio conto appunto di crescere lungo l'inverno e riuscire a mettere poi in gara i miglioramenti che ho fatto quest'estate. Quindi hai aspettative alte per la stagione invernale, ora che praticamente voi state per cominciare. Quest'anno evito di avere delle aspettative alte. No, l'anno scorso veniva un po' naturale avere anche delle aspettative alte. Quest'anno onestamente parto un po' più, vediamo insomma, sono convinto di avere ancora delle buone carte da giocare e quindi spero appunto di essere sempre fisicamente bene per poter riuscire a fare dei salti al mio livello. Gli ultimi campionati italiani qualcosina comunque si vedeva, c'era qualcosa in crescita. E quindi le aspettative no, non sono altissime, però la voglia di fare il 100% e di andare a prendersi qualche bella soddisfazione sicuramente. Diciamo così, a fine stagione, no? Se ci rivedremo magari a marzo, sarai soddisfatto se... Sarò soddisfatta se durante tutti i salti, soprattutto i salti di gara, sarò riuscito a esprimermi al 100% e senza dubbio l'obiettivo grande sono i mondiali di Seppelt. Però anche un bel obiettivo è la Coppa del Mondo che di nuovo quest'anno torna in Italia a Predazzo e lì sicuramente se dovessi decidere dove appunto tirare fuori il 100% direi sicuramente lì. Anche perché immagino avrai tanti amici, parenti che verranno a vedervi. Sì, io mi auguro proprio di sì, essendo anche vicino a Predazzo, io abitando in Val di Sole. Per noi non è molto lontano e quindi oltretutto comunque gareggio in Italia, nella mia regione, mia provincia, quindi sicuramente ci sarà molti, molti amici, tifosi e è bello perché per il nostro movimento proprio che ci sia di nuovo una tappa in Italia è motivo comunque che può aiutare a crescere anche tutto il movimento, sicuro. A breve verrà premiato qui a Ski Pass tuo fratello. Come lo vedi? È in crescita. Ma sì, io direi di sì, lo vedo in crescita dal punto di vista agonistico, sta crescendo anche, sta ancora frequentando la scuola, è molto bravo, si impegna, penso che sì, è un ragazzo con la testa a posto e quindi nei prossimi anni penso che le qualità ce le ha e quindi sarà un passaggio di consegna, penso a breve. Senti, l'ultima cosa, tornando alla Coppa del Mondo, guardando un po' agli altri, ai big di testa, in testa alla classifica, nessuno vince la Coppa del Mondo 2 anni consecutivi, da diverso tempo. Ci riuscirà Stock? Chissà, chissà, può essere, però nel nostro sport di scontato non c'è niente. E appunto lo dimostra il fatto che mi sa negli ultimi 10 anni addirittura non c'è mai stato uno che ha vinto 2 volte di fila. L'anno scorso, fine stagione, era dominante, quindi aveva proprio quella marcia in più. Però non ci metterei la mano sul fuoco che anche quest'anno c'è sempre gente nuova, ci sono giovani che crescono. Poi nel salto è molto facile aumentare di colpo il livello, ma anche nello stesso tempo perderlo. Ma vediamo, io penso che sarà bella combattuta anche quest'anno.